Buonasera. Buonasera. Ecco, come sapete, oggi c'è il dottor Luca Mori che ci parlerà di Topic come titolo molto che ci ha incuriosito molto. Il passato ha cessato di far luce sul futuro, Topic dell'invenzione della democrazia. C'è un errore di stampa, ci siamo accorti, Topic naturalmente si scrive con la C. C e Q. Volevo solo dire che c'è un cambiamento di programma, perché il 22 aprile non verrà il dottor Fiore a parlare di Martha Nussbaum, ma verrà invece dall'Università di Milano il dottor Guerra a parlare di Ernest Jünger. Questo perché Fiore è un parlamentare e naturalmente è stato assorbito nelle elezioni. Allora sentiamo Luca Mori, poi andiamo a dibattito. Va bene, grazie. Grazie Davide, grazie alla Fondazione per questa occasione di parlare di Tocqueville, occasione molto gradita anche perché mi dà modo di sfoggiare questa nuova edizione che ho appena comprato. E... niente, è un testo difficile da affrontare, anche perché, insomma, vi rendete conto, è un discreto mattonazzo. E dentro questo testo ci sono davvero una selva di spunti che potrebbero essere seguiti per esplicitare poi il tema che fa da sfondo a questo ciclo di conferenze, che è il rapporto tra Stato e società nella modernità. Tra i tanti spunti che potrebbero essere seguiti, io mi propongo oggi di cercare di illustrarne almeno parzialmente uno, che è illustrato da un breve passo che si trova alla conclusione del libro primo della Democrazia in America e che vorrei leggervi rapidamente. Tocqueville si sta occupando in questo capitolo delle cause, come è noto nel capitolo 9, delle cause che pertengono un pochino alla manutenzione della democrazia negli Stati Uniti. E a suo modo di vedere sono cause di tre tipi. Da una parte cause, diciamo così, strutturali relative all'ambiente. L'America è un grande paese, è un paese vuoto, eccetera, quindi i coloni si possono distribuire liberamente sul suo territorio. La seconda causa riguarda la struttura delle leggi, e quindi la struttura, voglio dire, normativa della democrazia americana. E la terza causa riguarda, secondo Tocqueville, quelle che lui chiama appunto le abitudini del cuore, gli usi e i costumi degli americani. E quando affronta appunto questa terza causa, Tocqueville scrive questo passo che a mio avviso è un pochino enigmatico. Dice: si occupa immediatamente innanzitutto della religione, e scrive: a fianco di ogni religione si trova un'opinione politica ad essa collegata per affinità. Lasciate che l'animo umano segua la sua tendenza e vedrete che organizzerà in modo uniforme la società politica e la città divina. Cercherà, se così posso esprimermi, di armonizzare la terra con il cielo. La maggior parte dell'America inglese è stata popolata da uomini che, dopo essersi sottratti all'autorità del Papa, non si erano sottomessi ad alcuna supremazia religiosa. Portavano quindi nel nuovo mondo un cristianesimo che non saprei definire in altro modo se non chiamandolo democratico o repubblicano, il che ha favorito in maniera straordinaria l'instaurarsi della Repubblica e della democrazia negli affari pubblici. Fino dall'inizio, fra politica e religione, quando dice fino dall'inizio ovviamente si riferisce fino all'inizio dell'avventura americana, fra politica e religione si è stabilito un accordo che da allora non ha mai cessato di esistere. Ecco, mi sembra un passo enigmatico perché instaura un rapporto particolarmente diretto tra quella che è l'esperienza religiosa e quella che è l'esperienza politica. E crede che questo rapporto stretto, diretto tra religione e politica stia al cuore dell'esperienza democratica statunitense. La qualcosa è, a mio modo di vedere, strabiliante, nel senso che Tocqueville, da che mondo è mondo, è sempre stato pensato come un teorico della democrazia, in quanto teorico della democrazia appunto sottolineava l'importanza di separare la sfera religiosa e dedicarla appunto nell'ambito privato, declinarla appunto nell'ambito privato e lasciare così libero da implicazioni religiose la sfera pubblica. E dunque in che modo interpretare questo rapporto stretto che Tocqueville intravede tra religione e politica nel cuore della democrazia americana? Questo è un pochino il tema della mia chiacchierata, diciamo così. E a questo aggiungo subito che Tocqueville, come dire, è anche lui stesso una figura abbastanza emblematica, bizzarra, perché alla democrazia e quindi all'uguaglianza degli uomini destinò gran parte, forse tutte le sue energie, sia intellettuali che politiche. Tocqueville
fu anche un politico. E la qualcosa è strana, perché Tocqueville, sapete, è figlio, insomma, dell'aristocrazia normanna, era figlio di una potente famiglia dell'aristocrazia normanna che vantava un pedigree di tutto rispetto, insomma, nasce nel 1805 a Parigi. Tocqueville era però un coetaneo di Stirner, forse di un anno più giovane, no? Quindi, voglio dire, siamo scambiati i ruoli, anche gli autori hanno una qualche affinità, se non altro, come dire, anagrafica. Suo padre, il conte Hervé de Tocqueville, scampò la ghigliottina proprio per il rotto della cuffia, grazie alla caduta di Robespierre, e fu, come dire, molto favorevole al progetto della restaurazione, venne chiamato appunto da essa a ricoprire la carica prefettizia in numerose città di Francia, fino ad arrivare a Metz, dove Tocqueville lo raggiunse per studiare al collegio e si abbeverò, diciamo così, dei classici dell'illuminismo francese nella biblioteca paterna. Tocqueville studiò poi diritto con successo, divenne giudice uditore alla corte di Versailles, e si impegnò, diciamo così, nella professione di magistrato. Poi però nel 1931, insieme a un amico fraterno che gli rimase amico per tutta la vita, Beaumont, Gustave de Beaumont, incominciò appunto a fantasticare inizialmente su un viaggio in America, nazione che l'aveva sempre affascinato appunto per aver espresso così limpidamente l'esperimento della democrazia, e con la scusa di redigere per lo Stato francese un rapporto sul sistema penitenziario americano, lui e l'amico trovano il modo di farsi un bel viaggio in America, partiranno nel 1931, in che Tocqueville affrontò, a mio modo di vedere, e di questo se ne possono trovare alcuni spunti nell'altro libricino che Viaggio negli Stati Uniti, che raccoglie appunto le sue impressioni di viaggiatore, dicevo, affrontò questo viaggio, a mio modo di vedere, proprio più che, come dire, con il ruolo di consulente di un governo, mandato in missione appunto dal governo, con gli occhi dell'antropologo culturale. Chiacchierò con un sacco di persone, viaggiò in America in lungo e in largo, arrivò in Canada, si stupì nel trovare lì che insomma vivevano francesi, che erano francesi in tutto per tutto come lui, eccetera, eccetera. Al ritorno scriverà appunto la prima parte della Democrazia in America, che ebbe immediatamente un grandissimo successo, fu tradotto in inglese, Stuart Mill ne fece una recensione molto acuta e molto, come dire, lodevole, eccetera, eccetera. Poi la faccio breve, insomma, con la biografia. Fu sempre un liberale, si candidò alle elezioni e riuscì ad ottenere un seggio e ricoprì fino alla fine della sua carriera, ricoprì anche addirittura la carica di ministro degli esteri. In quegli anni lì, poi dopo nel 51 più o meno si ritirò dalla politica, scrisse l'altro grande testo nel 1840, diede alle stampe la seconda parte della Democrazia in America, che ebbe però un successo un pochino più tiepido, fu accolto, diciamo, in maniera un pochino più tiepida. Dicevo, nel 51 si ritirò dalla politica, fece uscire l'altro grande studio sull'Ancien Régime e la Rivoluzione, e infine morì a Cannes nel 59. Questo un pochino le coordinate biografiche di Tocqueville. Quindi, insomma, un figlio dell'aristocrazia francese che però intravedeva nell'uguaglianza tra gli uomini il grande faro della modernità. Tra i vari traumi, diciamo così, della modernità, Tocqueville ne individua due che secondo lui sono decisivi: da una parte la rivoluzione industriale, dall'altra parte la rivoluzione francese. Ma è indubbiamente la rivoluzione francese che Tocqueville guarda con più interesse. Perché? Perché secondo lui la rivoluzione francese in primo luogo aveva radici storiche molto più profonde. E in secondo luogo gli effetti della rivoluzione francese sarebbero, secondo lui, stati destinati a giocare un'influenza sul mondo a venire imparagonabile. E questa influenza, torniamo a dire ancora una volta, era, come dire, individuata da Tocqueville nella diffusione sempre più, come posso dire, capillare del sentimento di uguaglianza tra gli uomini. Per Tocqueville la rivoluzione francese è destinata appunto a diffondere, a fare da motore, a far sì che tutto l'Occidente cerchi di darsi ordinamenti politici e sociali fondati sull'uguaglianza tra gli uomini. E la Democrazia in America è un tentativo quindi di comprendere quali sono le sfide che questa tendenza, che Tocqueville giudica universale per quanto riguarda l'Occidente, comporta. Quali sono le sfide, i dilemmi che comporta il darsi ordinamenti sociali e politici fondati sull'uguaglianza tra gli uomini.
E per capirlo, Tocqueville, nelle pagine della Democrazia in America, elabora, seppur non in maniera esplicita, due tipi ideali, due modelli estremamente astratti e generali di organizzazione sociale e politica, che contrappone in maniera secca. È un esercizio, come dire, concettuale, teorico, che gli permette poi dopo, insomma, di trarre alcune implicazioni relative alla democrazia. Quali sono questi due tipi ideali di società che vorrei rapidamente descrivere? Ovviamente Tocqueville non è che li mette così in forma didascalica nella Democrazia in America, ma è facile, insomma, rielaborarli seguendo le pagine di questo testo. Da una parte pensa che ci sia un tipo ideale di società che è la società aristocratica, e dall'altra parte ovviamente l'altro tipo ideale, cioè la società democratica. Ora, quello che vorrei fare è cercare di illustrare brevemente questi due tipi ideali di società, per poi appunto cercare di concentrarmi sulle implicazioni che ha il tipo ideale di società democratica. Partiamo con la società aristocratica. La società aristocratica è fondata, no, fondamentalmente su quello che Tocqueville chiama lo ius tradizionale. Che cos'è lo ius tradizionale? È, come dire, la declinazione tradizionale dell'investimento divino da parte della nobiltà di un potere. Questa tradizione quindi trasferisce, no, per mandato divino, legittima il mandato divino, che conferisce ai nobili la legittimità di comandare. Comandare su chi? Su un'altra massa, no, una popolazione, vediamola così, molto più estesa, che è subordinata alla nobiltà. Quindi, prima caratteristica di questo tipo ideale di società è che è una società dualista, fondamentalmente dualista. Esiste una componente ristretta che è investita per tradizione, per ius, capite? Lo ius è appunto la tradizione del potere divino di comandare su un'altra parte di società, molto più larga, no, che ad essa è sottomessa. Ovviamente chi è il mediatore, diciamo, di questo investimento divino di potere? È il sovrano. Il sovrano è, diciamo, il mediatore, no, che appunto media tra l'elemento trascendente e appunto la società. Però attenzione, dice Tocqueville, non è che il sovrano può spadroneggiare. Il sovrano è semplicemente un primus inter pares, cioè è un nobile, diciamo, e tra i nobili è il primo. Ma anche i nobili a loro volta sono investiti dal potere divino legittimato della tradizione. Quindi ovviamente il sovrano in un certo qual modo non può, in un certo senso, spadroneggiare sui nobili, è semplicemente un primo fra pari. Questa è una cosa centrale da comprendere. Se abbiamo chiaro questo, ci si può chiedere come vengono prodotte le leggi, no? Qual è l'attività di produzione di leggi? Che caratteristiche ha l'attività di produrre le leggi? Che caratteristiche ha la politica nella società aristocratica? Ebbene, se esiste uno ius, dice Tocqueville, no, che trasferisce questo potere, quindi trasferisce dei privilegi legittimi su il tondino piccolo di questa società, cioè sulla società 1, mettiamo, che regna sulla società 2, ebbene non ci sarà grande necessità di produzione legislativa, perché tutto sta inscritto ovviamente nella tradizione. Dunque, le leggi del re che cosa faranno? Ma semplicemente si limiteranno appunto a risolvere questioni di marginale importanza, perché tutto sta scritto nello ius, cioè tutto sta scritto nella tradizione. E queste leggi che il re emana ovviamente dovranno essere discusse da chi? Dai nobili, che si ritroveranno periodicamente o appunto su appuntamenti specifici a discutere le leggi del re. Ora, punto chiave è: che cosa discutono i nobili quando si trovano a dover, diciamo così, vagliare un comando sovrano? Sarebbe un errore pensare, dice Tocqueville, meglio non lo dice Tocqueville, lo diciamo noi, ma implicito, che queste accolite, mettiamola così, di nobili siano una sorta di embrione delle odierne democrazie parlamentari, che costituiscono, come dire, una sorta di germoglio delle democrazie parlamentari. Perché? Perché nelle democrazie parlamentari, no, che cosa si fa? Innanzitutto si fonde quelli che sono, no,
i voleri individuali in un volere che appunto diventa un volere generale. E invece in questi, diciamo così, accolite nobiliari non c'è affatto questo processo. All'interno di queste accolite ogni nobile, diciamo così, sta per così dire sulle sue, non fonde il suo interesse, il suo volere, il suo desiderio con quello degli altri, ma che cosa fa? Si limita a vedere in che modo e se le leggi del re possono interferire con i suoi diritti legittimi, legittimi per tradizione. Quindi in un certo senso queste accolite non servono per costituire un volere generale, ma si limitano a verificare la legittimità delle leggi del re con la tradizione, con lo ius. In secondo luogo, questione ancora più centrale, queste accolite, queste riunioni di nobili non sono affatto embrioni della democrazia parlamentare, perché i nobili non rappresentano nessuno, non processano nessun tipo di domanda politica. Non c'è politics in queste società, no? Non c'è politica, non viene processata nessuna domanda politica. I nobili non rappresentano ovviamente le genti che stanno sotto di loro. I nobili rappresentano loro stessi o al massimo la loro casata. Quindi non c'è nessun processo di domanda politica, non c'è un processo di rappresentanza. Torno a dire, i nobili è evidente, rappresentano soltanto loro stessi o al limite la loro casata. Quindi queste riunioni servono semplicemente a legittimare ancora una volta e riaffermare, chiaramente limandola un po', oppure meno, che cosa? La verità inscritta nella tradizione, nello ius. Dall'altra parte, guardando un pochino la fetta più grande della società, sono stato ben attento a non chiamarla popolo, ma popolazione, perché in effetti un popolo non è. Non c'è nessuna speranza nella società aristocratica, no, di intravedere un barlume di popolo, di intravedere un barlume di senso comune popolare, perché il popolo è frammentato, sminuzzato e obbedisce a diverse sovranità, che sono appunto le sovranità delle casate nobiliari. Quindi non c'è una concezione di popolo, mettiamola così, sebbene questo sia un termine molto problematico nella filosofia politica, eccetera, eccetera. Ma però per intenderci è questo, no? E la popolazione è appunto sminuzzata, spezzata e risponde alla sovranità delle casate nobiliari che la dominano e soltanto per via indiretta quindi risponde alla sovranità del sovrano. Ora, va da sé quindi che qualsiasi decisione, mettiamola così, venga presa dal re e qualsiasi decisione venga presa poi dopo, come dire, di rinculo, di rimbalzo, dalle accolite nobiliari, dice Toppi, sarà una decisione estremamente ponderata, perché appunto si discuterà fino all'ossessione in che modo questa decisione può ledere i diritti legittimi di ciascuna casata nobiliare. Quindi la democrazia si l'aristocrazia si configura, dice Toppi, come un individuo fortemente razionale, estremamente ponderato, saggio, che prende decisioni ovviamente guardando al passato, cioè guardando la tradizione, e cercando di garantire il permanere di questa tradizione anche per le generazioni future. Questa, diciamo, è la parte più politica. Cosa succede in ambito, diciamo così, civile all'interno della società aristocratica? Prima questione. Quando Tocqueville si occupa, parlando della società aristocratica, della società civile, lui parla soltanto dei nobili, ovviamente. Ma questo è evidente. Perché? Perché la parte, diciamo, più ampia della popolazione non è società, è esclusa dalla società. Dice Tocqueville, non arriva neanche, no, al parapetto per vedere che cosa c'è nella società. Si tratta semplicemente di dominati, frammentati. Non si parla di società, ma appunto di massa, di popolazione. La vera società qual è? La nobiltà. È la nobiltà. E quali saranno, diciamo così, i sentimenti, gli atteggiamenti psicologici che circoleranno nella nobiltà? Ebbene, il signore possederà ovviamente delle terre, ma non le gestirà in termini imprenditoriali, le terre garantiranno semplicemente il tenore di vita appunto signorile, nobile. La ricchezza certamente verrà in qualche modo aumentata, ma come? Tocqueville dice, bah, cercando di fare dei favori al sovrano, ma soprattutto attraverso l'eredità, no? E le doti nuziali. Quindi matrimoni ovviamente ragionati, no? Matrimoni per interesse, diremmo noi oggi.
Questo che cosa comporta? Comporta rapporti freddi all'interno della famiglia. No? Ogni nobile, dice Tocqueville, no, sarà freddo e distaccato, no? Anche all'interno del contesto familiare. Inoltre, diciamo così, il milieu familiare della nobiltà sarà fortemente stratificato e gerarchizzato. Il nobile sarà il capofamiglia, il figlio primogenito maschio conterà più del secondogenito e più della femmina, e il primogenito avrà più contatti col padre, che lo dovrà in un certo qual modo socializzare al futuro ruolo di leader, e via così. Quindi un ambiente anche fortemente gerarchizzato anche in ambito civile. Ma, dice Tocqueville, questa gerarchia, questa certezza delle posizioni ascrittive e descritte appunto dallo Ius, non si trasforma in un'omogeneità, perché ogni casata avrà i propri, dice Tocqueville, oggetti mentali, la guerra, le arti, no? Eccetera, eccetera. Quindi ci sarà una differenziazione, no? Stilistica, culturale, che verrà a creare quella che Tocqueville chiama un'uniformità variegata della nobiltà. Quindi i nobili stanno ben attenti a non confondersi uno con l'altro, no? Anche nell'ambito della società civile. Quindi grande sicurezza dell'individuo nobile, grande distacco, grande freddezza e grande certezza di sé, ovviamente. Il punto è una società, si chiede Tocqueville, libera questa? Ovviamente sì. È una società libera, se pensiamo alla nobiltà. È una società in cui il potere del sovrano, se ci pensate, è articolato e declinato per tradizione, quindi diremmo noi virgolette naturalmente, all'interno di un sistema di pesi e contrappesi. Perché appunto anche gli altri nobili hanno dei diritti e delle legittime e dei legittimi privilegi che possono far valere nei confronti del sovrano. In più ci sono due elementi, secondo me, da sottolineare fortemente riguardo al concetto di libertà nella società nobiliare. Uno è un freno, diciamo così, culturale al potere. Se io mettessi in discussione, ad esempio, cercassi di arrogarmi il potere del conte Hassel, no, per esempio, soltanto con questo semplice gesto che cosa metterei in discussione? Metterei in discussione quel firmamento giuridico che legittima anche il mio di potere. Quindi non posso mettere in discussione il potere che ha il conte o il barone, perché mettendo in discussione, tentando di arrogare il suo potere, automaticamente delegittimo anche il mio di potere, perché è incastonato, ripeto, in quel firmamento giuridico che è appunto lo ius, la tradizione, no? Altro freno di natura strutturale: i poteri sono in un certo qual modo necessitanti uno dell'altro per essere esercitati. Il re, per ottenere appunto i dazi e i balzelli, ha bisogno che gliele ritiri il signore di turno. Il signore di turno, ritirandogliene, ne prende una quota, ma niente signore di turno, niente potere legittimo, niente autonomia al signore di turno, niente tasse per il re. La guerra, come viene fatta la guerra? Se non appunto riunendo gli eserciti che legittimamente comandano ciascun nobile? No. Quindi esiste tutto un sistema naturale, tengo a dire naturale, immediato, che deriva dalla tradizione, che fonda una società diseguale, e diseguale appunto in termini ascrittivi, cioè di un diritto che appunto struttura delle diseguaglianze, ma libera. Ma libera. Ora, la democrazia invece che cos'è per Tocqueville? La democrazia è in un certo qual modo l'esatto opposto. Cioè è un assetto sociale e politico che frantuma lo ius tradizionale e cerca appunto di ergersi su un principio base, che, attenzione, non è la libertà come siamo portati a credere, ma l'uguaglianza. L'uguaglianza di che cosa? L'uguaglianza delle possibilità, l'uguaglianza delle condizioni che tutti gli individui condividono. Tutti gli individui sono uguali, hanno le stesse chance, diciamo noi, no? E questa, secondo Tocqueville, è la cifra del moderno. Lui è convinto che studiando appunto questi assetti sociali basati sull'uguaglianza delle condizioni si arrivi a produrre uno studio, un'immagine di quella che è la tipicità della modernità. Perché questa tendenza ad organizzare appunto assetti sociali e politici fondati sull'uguaglianza delle condizioni è la cifra del moderno, è la cifra che appunto muove, va via, fa pezzi lo ius tradizionale e apre le frontiere del nuovo mondo. Dunque un altro tipo ideale di società fondata sull'uguaglianza delle condizioni, che appunto frantuma lo ius tradizionale.
Ma quindi non esistono, diremmo, diritti legittimi in ambito democratico. Certo che esistono. Ma questi diritti non si limitano, cioè, o meglio, questi diritti non si spingono, no, non si limitano, a costruire delle diseguaglianze. Si limitano semplicemente a garantire le diseguaglianze, le differenze, che tutti i cittadini, partendo da uguali condizioni, con l'esercizio libero dei loro talenti, hanno conseguito. No? Quindi è un diritto che non struttura delle diseguaglianze, ma si limita a garantire le diseguaglianze, che, le differenze, no? No? Che i cittadini in un certo qual modo acquisiscono attraverso il libero esercizio dei loro talenti. Questo che cosa provoca? Provoca ovviamente, dice Tocqueville, immediatamente che cosa? Un accentramento del potere. Non ci possono essere poteri autonomi all'interno di una democrazia, perché tutti sono uguali, devono essere tutti uguali di fronte al potere. Dunque il potere deve essere uno, impersonale, che tratta tutti alla stessa identica maniera. E i cittadini che cosa devono fare? Ovviamente devono esercitare che cosa? La loro sovranità, sono sovrani. Devono esercitare la loro sovranità attraverso che cosa? Attraverso il fatto che sono cittadini. E la cittadinanza a sua volta tende a coincidere con tutte le persone, con tutti gli individui che vivono dentro la società. Le cariche quindi di potere saranno elettive. E come si raggiungeranno queste cariche? Garantendosi il consenso di altri cittadini. E qui il primo rischio, la demagogia. I più scaltri, i più furbi, i più ricchi. Tocqueville ha delle pagine veramente illuminanti, ad esempio sull'utilizzo dei giornali e dei mezzi di informazione in America. Chi manipolerà l'informazione, chi in un certo qual modo sarà in grado di garantirsi con mezzi, virgolette, legittimi, il consenso di una moltitudine di cittadini, ebbene colui ricoprerà le cariche del potere. Inoltre, poiché appunto queste cariche in un certo qual modo gestiscono un'enorme massa di ricchezza, perché la democrazia ha dei costi pazzeschi, visto che appunto accentra il potere e deve permettersi di gestire ogni cosa, ebbene coloro che sono stati eletti avranno modo di gestire enorme masse di ricchezza senza che il loro lavoro contribuisca a creare questa ricchezza che gestiscono. E dunque grande invidia, grande risentimento, no? Come dire, appunto, per quelle posizioni che in un certo qual modo gestiscono la ricchezza senza averla prodotta. In più, a livello della società civile si crea, diciamo, una frattura, questo per quanto riguarda ovviamente la società politica. Ah, altra cosa centrale della società politica che altrimenti mi dimenticavo di dire. Nell'esercizio dei poteri, ovviamente, i cittadini eletti dovranno essere giudicati dai cittadini, dai loro simili. No? Il problema qual è? È che anche qui la demagogia fa sentire le sue influenze, quindi gli standard di giudizio non saranno univoci, ma saranno frammentati, dispersi. No? E quindi in un certo qual modo chi ha fatto male potrà, dice Tocqueville, continuare a dire di aver fatto bene e in un certo senso essere anche convinto di aver fatto bene. Quindi nemmeno un criterio unitario di giudizio per le performance governative. Società civile. E questo è il punto secondo me più delicato e più interessante e che da qui incominciamo, diciamo così, a risalire, ci porta un pochino a ragionare sulla questione che ponevo all'inizio, cioè il rapporto che c'è tra religione e politica nelle società democratiche. Tocqueville dice che la società civile di una democrazia è caratterizzata dall'individualismo. Che cos'è l'individualismo per Tocqueville? Non è l'egoismo. L'egoismo per Tocqueville è l'amore smisurato di se stessi che porta a preferire se stessi sopra ogni altra cosa. E questo è un tratto, come dire, psicologico, un vizio del cuore tipico dell'uomo in termini antropologici, quindi si riscontra in tutte le epoche. Ma nella democrazia appare un profilo psicologico nuovo, diverso, che è appunto l'individualismo. Che cos'è l'individualismo? Si potrebbe, vabbè, non lo leggo.
vado, recito a memoria. L'individualismo che cos'è? È in un certo qual modo la tendenza che ha l'individuo all'interno della democrazia ad isolarsi. Perché ad isolarsi? Visto che siamo tutti uguali, dice Tocqueville, visto che abbiamo tutti le stesse chance, perlomeno sulla carta, è chiaro che l'ambiente sarà fortemente competitivo. In più, proprio perché appunto l'ambiente è fortemente competitivo, io sarò portato a non dovermi aspettare nulla dall'altro e sarò portato a credere di non dovere all'altro in altrettanto nulla. Sono solo atomizzato in un certo qual modo, e quindi che cosa farò? Cercherò di starmi sulle mie, mi ritirerò con chi? Con la mia famiglia, con i miei amici, in una società, dice Tocqueville, più piccola, ristretta, fatta a mia misura, e mi, in un certo qual modo non mi darò pena, no? Di osservare quello che capita nella società più grande. Cerco di costruirmi, potremmo dire con le parole di un sociologo americano contemporaneo che si chiama Bella, Robert Bella, una comunità emotiva, no? Fatta in un certo qual modo a mia misura. E allora ecco che nella democrazia si profilano, nella componente civile della democrazia, si profilano, dice Tocqueville, non dice Tocqueville, ma diciamo lo possiamo elaborare da Tocqueville, due forme, mettiamola così, di individualismo. Da una parte quell'individualismo che potremmo chiamare strumentale. L'individuo pensa soltanto alla propria utilità personale, utilizza gli altri come mezzi e in un certo senso inconsapevolmente si rende mezzo esso stesso per gli altri, no? Sono i rapporti, diciamo così, che un sociologo tedesco aveva chiamato rapporti di Gesellschaft, cioè rapporti societari, no? Rapporti freddi, in cui ognuno è lo strumento dell'altro. E l'unica cifra qual è? L'utilità personale. E l'utilità personale come si misura? Con un mezzo altrettanto astratto, il danaro, no? E perché diventerà così tanto importante il danaro in una società così concepita? Perché è soltanto attraverso il danaro che io posso garantirmi l'aiuto degli altri. Altrimenti, senza danaro, nessun aiuto da parte degli altri. Questo è il primo tipo, no? Di individualismo. Ma al contempo, la cosa interessante è che è proprio dentro la democrazia in America, ed è questa la potenza, come posso dire, e la qualità di questo testo, si profilerà un altro individualismo, che potremmo chiamare espressivo. L'individuo sente il bisogno, no, di esprimere se stesso, ciò che è, e di trovare conforto in una comunità ristretta, fatta di amici, di persone care, di familiari, delle sue aspirazioni. No? Di condividere con essi anche interessi banali come gli hobby, eccetera eccetera, quelle che i sociologi oggi chiamano lifestyle communities, no? Le comunità di stili di vita, eccetera eccetera. Cercherà una relazione che non sarà strumentale ma sarà terapeutica, no? In cui cercare in un certo qual modo di mitigare le spersonalizzazioni che subisce nelle istituzioni lavorative. La relazione terapeutica è tutta centrata, dice Bella, non tanto su giudizi di valore, stai facendo bene o stai facendo male, ma su giudizi funzionali, non stai facendo bene o stai facendo male, ma funzionerà per me, mi farà bene. Quindi capite, questo è l'individualismo che ha, secondo me, in mente Tocqueville, e questo è l'individualismo che comporta una società fondata sull'uguaglianza delle possibilità. E la sua cifra qual è? Torno a dire, un ritiro in una società fatta a mia misura, una comunità emotiva, dove posso in un certo senso leccarmi le ferite che mi provengono dalla spersonalizzazione dei rapporti che esperisco all'interno delle relazioni, diciamo così, strumentali, lavorative, economiche. Ora, chiaro che se mi ritiro, che se in un certo qual modo mi costruisco una mia piccola isoletta emotiva, lascio spazio al potere, lascio uno spazio vuoto per il potere. E il potere, secondo Tocqueville, funziona come una sorta di assopigliatutto. Ci piega un poco in maniera tale che il potere arriva e occupa quello spazio che ho lasciato vuoto. E dunque la democrazia, in un certo senso, fondata sull'uguaglianza di possibilità, poiché comporta individualismo, comporta sempre il rischio di un'estensione del potere, di un potere sempre più invadente, capite? Che con la scusa di garantire l'uguaglianza, delle opportunità, l'uguaglianza assoluta di tutti i cittadini, erode sfere sempre più, diciamo così, consistenti di autonomia. Per esempio, con la scusa, ad esempio, dell'uguaglianza
delle opportunità e dell'assoluta uguaglianza dei cittadini, mi si potrà ad esempio vietare la manifestazione pubblica di una mia appartenenza religiosa, e questo è capitato, voglio dire, non da tanto tempo, no? In un'azione anche abbastanza, che è la patria di Tocqueville, no? Non posso esibire ad esempio i miei simboli di appartenenza religiosa, perché? Perché potrei urtare l'altro, potrei in un certo qual modo distinguermi, no? Niente, non lo fare, eccetera. Con la scusa, ad esempio, di tutelare le masse da preoccupazioni e via discorrendo, dice Tocqueville, potrei decidere di non dare informazioni corrette, no? E via così. Il potere democratico può, in un certo qual modo, se l'individualismo si spinge fino alle sue estreme conseguenze, erodere continuamente sfere di autonomia. Sotto la bandiera, capite, sotto la maschera, no? Sotto il camuffamento, no? Dell'idea di garantire l'uguaglianza delle possibilità. E quindi si arriva al paradosso, e qui sta il dilemma della democrazia, che in un certo qual modo il potere democratico non diventa un potere veramente democratico, meglio sì, diventa un potere democratico perché è fondato sull'uguaglianza delle opportunità dei cittadini, ma si trasforma in che cosa? In un potere dispotico, no? Che appunto, no? No, non manifestare la tua appartenenza religiosa, sei troppo debole, non ti preoccupare delle grandi questioni della nazione, tratta i cittadini come dei minorenni, dice Tocqueville, non li pensa mai adulti, e con la, come dire, con la finzione di proteggerli, che cosa fa? Li domina, elimina la loro autonomia. Si crea così, in un certo qual modo, una società atomizzata, di individui, diciamo così, tutti separati uno dall'altro, incapaci di comunicare, incapaci di associarsi, in cui le domande, e qui sta la grandezza di Tocqueville, che veramente si riflette veramente nei giorni nostri come, come dire, come un libro attuale più che mai, le domande che i cittadini invieranno al sistema politico non saranno delle vere domande di partecipazione, dice Tocqueville, ma saranno delle domande consumistiche. Per esempio, i ricchi chiederanno al sistema politico di garantire la loro prosperità e di garantire la loro ricchezza, o meglio, di dargli la possibilità di far marciare la loro ricchezza. E i poveri che cosa chiederanno al sistema politico? Chiederanno di essere in un certo qual modo compensati della loro povertà, vorranno supporti, vorranno appunto diritti sociali di welfare, che Tocqueville disprezzava, eccetera, eccetera, per motivi che comunque... Ma queste domande non sono domande che riguardano il comune, non sono domande che riguardano appunto la vita in comune, sono domande che riguardano il nostro privato. Che cosa chiedono questi cittadini al sistema politico? In sostanza chiedono soldi ancora per vivere meglio nelle loro piccole società, tra la loro famiglia, capite, tra i loro amici, nelle loro cosiddette lifestyle communities. Questa è una domanda, dice Tocqueville, consumistica, non una domanda di partecipazione. Ed è qui che si fonda il potere dispotico. E infatti il potere dispotico è ben contento, no? Che i cittadini non si associno, che i cittadini non discutano, che i cittadini si ritirino dallo spazio pubblico. State nelle vostre case, buoni uomini, no? Che il resto ci pensiamo noi. E questa è una cifra, come posso dire, quella del favorire il ritiro nel privato, che Tocqueville legge nell'altro testo, L'ancien régime e la rivoluzione, come dire, tipica di che cosa? Dell'assolutismo. Qua è obbligo ricordare le leggi Le Chapelier, tra lo Stato, tra, no, il sovrano e il cittadino, cosa ci deve essere? Niente, nessun potere intermedio, nulla. Il puro esercizio del potere nei confronti di un cittadino, concepito come uguale, uno all'altro. No? Quindi un potere democratico che si può trasformare in un potere dispotico. Questo è il paradosso, secondo Tocqueville, della democrazia pensata come totale, diciamo così, uguaglianza delle possibilità dei cittadini. Però c'è anche un'altra possibilità, ed è quella che secondo Tocqueville sta in un certo qual modo percorrendo l'America, cioè quella di realizzare una democrazia non dispotica, ma una democrazia fondata sulla Repubblica, il repubblicanesimo, dice Tocqueville. Una democrazia, cioè, che sia davvero una democrazia e non, come dire, un paradosso. Com'è, diciamo così, che si può in un certo qual modo arrivare a costituire un ordinamento sociale e politico
che non si trasformi, fondato sull'uguaglianza delle opportunità, che non si trasformi in un potere dispotico, attraverso opere che noi diremo oggi di ingegneria costituzionale, quindi opere riflessive, aggiungo, questa è una questione importante dal mio punto di vista, riflessive perché bisogna in un certo qual modo riflettere, mettere in campo degli strumenti che garantiscano in un certo senso la Repubblica. Qual è lo strumento più generale, dice Tocqueville? Stimolare quello che noi diremmo oggi un processo di differenziazione. Se il dispotismo, cioè, si caratterizzava per una sorta di aspirapolvere, no? Che cercava di accentrare, bisogna costruire degli strumenti istituzionali che favoriscono un processo di differenziazione, cioè che da questo aspirapolvere, da questo buco nero che è il potere che si mangia tutto, tiriamo fuori delle cose, le differenziamo. In primo luogo la religione. La religione sta fuori. La religione appunto deve essere vissuta nel privato dei cittadini e manifestata pubblicamente, ma non è pertinenza dello Stato, primo punto. Secondo punto centrale, su cui invece vorrei spendere rapidamente qualche parolina, è quello che noi oggi, anche se Tocqueville non ne parla così esplicitamente, chiameremmo processo di costituzionalizzazione. E provo a spiegarvelo così, se mi date 5 minuti. In un certo qual modo, no? La democrazia repubblicana per Tocqueville è concepibile come una discussione continua, ok? Discussione continua di cittadini liberi che hanno dei diritti e che appunto fanno valere i loro diritti nella sfera pubblica e discutono. Ora però, mano a mano che questi cittadini discutono, che cosa succede? Succede che certe questioni vengono messe da parte, cioè non vengono più discusse, vengono in un certo senso date per scontate, fatte cristallizzare e vengono tenute per buone per esercitare poi discussioni future, no? Quindi certe questioni, no, vengono in un certo qual modo escluse. Ovviamente queste questioni, queste decisioni vengono anch'esse prodotte attraverso un processo di discussione, di dibattito, ma una volta che sono state decise devono essere escluse, devono essere date per buone e devono essere tenute come delle sorte di presupposti per affrontare poi le discussioni successive. Ecco, questo è un processo che Tocqueville chiama appunto, noi attraverso Tocqueville chiamiamo un processo di costituzionalizzazione, cioè in un certo qual modo devono essere cristallizzate delle metaregole, se volete, che poi dopo favoriscono, no, in un certo qual modo che cosa? L'esercizio della discussione per arrivare a decidere poi altre regole, ma che in un certo qual modo sono come complementari, come dire, integrate, se volete, no? Non trovo l'aggettivo proprio preciso, ma in un certo qual modo avete capito, no? Sono complementari, integrati con che cosa? Con quelle metaregole che sono state messe da parte. Ebbene, queste metaregole, no, sono che cosa? Fondamentalmente costituiscono il nocciolo duro di quella che noi oggi potremmo chiamare una Costituzione. Come si svolge, diciamo, quali sono queste metaregole, secondo Tocqueville, che devono essere messe da parte? Perché non va bene, come dire, pensare che siano metaregole e ogni cosa passi per la testa dei cittadini. Ci sono anche, appunto, delle valenze prescrittive in questo, secondo Tocqueville. In primo luogo, diciamo che devono essere messe da parte quelle regole che pertengono alla declinazione del potere in sistemi istituzionali diversi ed autonomi. Il potere giudiziario deve essere separato da quello politico, eccetera, no? Quello politico ancora una volta da altri poteri, eccetera. Delle sfere istituzionali autonome e indipendenti, sebbene integrate. Quindi delle metaregole che pertengono ancora una volta e che diano impulso a questo processo di differenziazione. Il potere non è uno, ma deve essere separato in istituzioni che sono, torno a dire, indipendenti, sebbene integrate, e autonome. No? Potere politico, questo non è un argomento di attualità, non è che gli può girare e così, come dire, delirare e promuovere ispezioni così, con una brutta parola potremmo dire noi, a tiramento, no, assolutamente, autonomia e indipendenza di queste sfere. L'altra metaregola è che il potere di queste sfere, che non è un potere ma sono tanti poteri, se avete capito, differenziati e integrati, non si esercita su un cittadino liscio, su una società docile, no? Perché parte del potere appunto è stata trasferita, i cittadini sono sovrani, hanno quindi dei diritti. No? E questi diritti sono diritti appunto di partecipare in maniera attiva
oppure passiva, all'esercizio del potere, elettorato attivo passivo, diritti civili, e dall'altra parte della libertà di godere appunto dei frutti del libero esercizio dei propri talenti, i diritti civili, quindi di poter dire la loro, eccetera, di professare religioni le più svariate anche all'interno della sfera pubblica, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, vorrei, e qua ho quasi direi terminato, vorrei però che, cioè terminato la descrizione di questi due tipi ideali, vorrei farvi notare una questione però, sì no, la Costituzione, chiamiamola così anche se non è proprio corretto, che cos'è? È una metaregola che fonda delle regole a sua volta, quindi delle leggi a sua volta, attraverso che cosa? Attraverso cittadini che fanno valere le loro pretese. No? Ci sono delle metaregole che danno la possibilità ai cittadini di far valere le loro pretese e attraverso il processo di far valere le loro pretese si formano delle ulteriori regole. Il punto è, ma queste metaregole da che cos'è che sono legittimate? Punto di domanda. Dove si fonda la legittimità di questa metaregola? E soprattutto, chi è che impedisce che a un bel momento il potere, anche se declinato in diversi poteri, non si stanchi e decida che queste metaregole non sono più legittime e le spazi via in un colpo solo? È chiara la questione? Se è vero dunque, no, che esistono, debbano cristallizzarsi delle metaregole attraverso le quali i cittadini possono far valere le loro pretese e attraverso questa valenza di pretesa si costruiscono altre regole che sono legittime perché appunto pertengono alle pretese dei cittadini legittimamente espresse, ebbene qual è allora la legittimità di queste metaregole e soprattutto chi le difende? Tocqueville su questo punto è abbastanza ambiguo e declina almeno, diciamo così, quattro condizioni affinché la legittimità e la salvezza di queste metaregole sia tutelata, sia realizzata. Innanzitutto, una democrazia repubblicana deve garantire un benessere economico ai propri cittadini, quindi benessere economico. Ma in secondo luogo, che cosa deve fare? Deve dare cultura, fare formazione ai suoi cittadini, affinché loro, in un certo senso, siano in grado di far valere le loro pretese attraverso che cosa? Attraverso una concezione del loro interesse che Tocqueville chiama interesse bene inteso, che noi potremmo tradurre come cittadino non t'allargare, cioè nel senso, cioè interesse è tuo interesse, sì, ma deve essere un interesse illuminato, razionale, non in senso strumentale, razionale in senso assiologico, cioè deve in un certo qual modo essere un interesse personale che però si fonda su dei valori. Promuovere quella che Tocqueville chiama la scienza dell'associazione, a cui dedica delle pagine meravigliose, famosissime, che sarebbero potute tranquillamente essere discusse, ma ho scelto diversamente. Ma soprattutto, e qui arriviamo diciamo alla fine, sebbene in un certo senso possa essere anche l'inizio, ma soprattutto diceva, queste metaregole debbono poggiarsi su un nocciolo duro di valori condivisi da parte di tutta la cittadinanza. E questi valori hanno, diciamo così, una doppia faccia. Da una parte possono essere valori appunto relativi a un sentimento di patriottismo nazionale, di fiducia nel destino della nazione, eccetera. Ma dall'altra parte, che cosa devono essere questi valori? Devono essere sacralizzati, devono essere in un certo qual modo valori religiosi, non religiosi in senso che appartengono a una, a questa o a quell'altra chiesa, ma devono essere valori che in un certo qual modo, come direbbe Durkheim, devono essere sacralizzati, devono apparire come sacri. E questo è il tema della religione civile, no? Quindi di un'esperienza religiosa, se volete generale, generica, sfumata, ma comunque religiosa. Cioè questo nucleo di valori forti su cui si basa la Costituzione, per intendere, deve essere pensato come proveniente da una qualche deità, generalmente concepita, torno a dire. Qualche esempio? Prendete la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, no? Su che cosa si fonda la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti? Si fonda sull'idea che gli uomini siano stati infusi da parte da Dio,
da parte di Dio, di alcuni diritti inalienabili. E Kennedy nel discorso inaugurale nel 1961, che mi sono andato a riprendere, cosa dice? Gli uomini godono di alcuni diritti inalienabili che non provengono dalla benevolenza dello Stato, ma direttamente dalla mano di Dio. Ma di quale Dio? Il Dio dei cattolici, il Dio dei protestanti, il Dio dei musulmani, il Dio degli ebrei? Da tutti e da nessuno di essi. Da tutti e da nessuno. Questo è il punto. Provengono dal Dio di tutti e dal Dio di nessuno. Cosa significa questo? Che separando la dimensione religiosa da quella politica, quest'ultima non perde, o meglio, non deve perdere, una caratterizzazione religiosa. Questa è la grande, secondo me, speranza di Tocqueville. E concludo dicendovi che allora ritorniamo in un certo qual modo a che cosa? A recuperare alcuni elementi dell'idealtipo della società aristocratica, no? In un certo qual modo dobbiamo sforzarci di recuperare alcuni elementi della società aristocratica. E cosa sono questi elementi? Se non altro, una specie, come posso dire, di embrione, di nucleo centrale, di DNA, di ius sacralizzato. Altrimenti, secondo Tocqueville ovviamente, l'esperienza democratica è destinata a tradursi in un'esperienza dispotica. Il punto qual è? E davvero finisco. Sono stato anche, direi, abbastanza nei tempi. È che se nella società aristocratica, ovviamente lo ius era per emanazione divina, eccetera, eccetera, e dunque le istituzioni provenivano di, ho detto prima, naturalmente, non bisognava costruirle, ma provenivano naturalmente dalla tradizione stessa. Nella società democratica le istituzioni, sebbene debbano essere infuse di un sentimento religioso, sono frutto di un'azione riflessiva dell'uomo, sono frutto di un progetto, capite? Ho detto prima, di un'ingegneria istituzionale. E il punto è possibile quindi che un'attività riflessiva, capite, di costruzione razionale di sistemi istituzionali, no? Che poi dopo, come ho detto, riguardano appunto la limitazione dei poteri, eccetera, eccetera, riescano comunque a mantenere un elemento religioso come loro perno fondante. E questo, secondo me, è da una parte la cifra, diciamo così, almeno una delle cifre del pensiero di Tocqueville, e a mio modo di vedere una delle grandissime sfide che ha di fronte la democrazia moderna. Perché, e davvero concludo, ovviamente questa coloritura religiosa di alcuni valori fondanti può essere usata in un certo qual modo, può essere strumentalizzata, può essere usata da Kennedy, no? Che ci dice che appunto i diritti dell'uomo provengono non dalla benevolenza dello Stato, ma dalla mano inalienabile di Dio, ma può essere anche usata da altri presidenti, che in un certo qual modo strumentalizzano il valore religioso, o meglio il manto religioso di questi valori fondanti, per ancora una volta nascondere forse un intento puramente dispotico. Grazie.